L'industria del cinema dà nuova linfa al comune di Bagnoli di Sopra. Se fino all'anno scorso i cancelli della base di San Siro erano chiusi e si aprivano solo per far entrare e uscire i migranti ospitati nel lab, ora gli stessi cancelli si aprono solo per le macchine da presa e sono chiusi per proteggere le riprese della serie TV del regista Luca Guadagnino per il canale americano HBO. Il sindaco Milan è soddisfatto, l'economia del suo comune sta vivendo ora un momento di rinascita. Ha dato movimento, ha dato lavoro a parecchie ditte locali di Bagnoli e dei comuni limitrofi, e questo è veramente un apporto di ossigeno importante per il nostro territorio. Mentre i casting si sono svolti nei mesi scorsi a Padova, il comune di Bagnoli sarà il quartiere generale della troupe che ha allestito il set nei caseggiati dove un tempo venivano accolti i profughi. Bar, ristoranti e strutture ricettive del comune della Bassa Padovana cominciano a lavorare e lo stesso sito militare di San Siro è stato ristrutturato, spiega il sindaco. Ristrutturate sia i locali, sia le piscine, sia i campi sportivi che anche le case di alloggio appunto degli ufficiali militari, ecco, e proprio con questo set cinematografico abbiamo attualmente circa 7 ettari di strutture militari, ex militari, ristrutturate e portate a nuovo, che possono essere rese disponibili per tutta la cittadinanza.